Buongiorno a tutti, sono Alessandro Nota di ACS, un spin-off del Politecnico di Torino, nato nel 2005 per iniziativa di ricercatori e dottori di ricerca, con lo scopo di portare avanti successivamente le iniziative di ricerca che nascono nell'ambito del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico. Collaboriamo oggi con diverse realtà, sia di tipo privato che di tipo pubblico. Tra queste, il progetto di cui vi parlo oggi è quello della registrazione EMAS del Gal Mongioie. Il Gal Mongioie è un territorio in provincia di Cuneo, quindi parliamo regione Piemonte, zona di confine con la Liguria, ed è un progetto che ha interessato 44 comuni. È un progetto che ha interessato 44 comuni con un'area direi importante, parliamo di quasi 1200 km quadrati, quindi all'epoca, adesso non lo so, era uno dei comprensori più grandi in Europa che avesse avviato un progetto, diciamo, comune di questo tipo. Ad oggi i comuni registrati EMAS sono 19, 3 sono i comuni che hanno in corso l'iter di registrazione, mentre negli anni dal 2006, quando è iniziata l'attività, 6 comuni hanno per diversi motivi abbandonato il progetto. Qua avete una sintesi di quelle che sono le realtà interessate. Per farvi capire di quali comuni stiamo parlando, il 72% dei comuni interessati al progetto ha meno di 1000 abitanti, quindi stiamo parlando di realtà molto piccole, e l'84% dei comuni ha meno di 10 addetti, quindi questo sicuramente non ha agevolato l'attività di implementazione e poi di mantenimento della registrazione. Molti dei comuni, per esempio, hanno il tecnico che è presente in sede un pomeriggio a settimana, quindi capite che l'attività di controllo, di raccolta dati è risultata in alcuni casi piuttosto complessa. Quali sono state le fasi principali del progetto? Prima fase, chiaramente la redazione dell'analisi ambientale iniziale. Il problema più grande è stato quello di reperire un numero di informazioni molto elevato e di coinvolgere i comuni in questa ricerca, quindi di avere personale del comune disponibile a collaborare nella ricerca delle informazioni di base. I punti di forza che sono già emersi in questo primo momento sicuramente sono stati la possibilità di interfacciarsi, interloquire con le altre realtà del territorio in maniera diciamo importante, quindi la possibilità di avere dati dai gestori del servizio idrico piuttosto che dai gestori dell'ambito territoriale per la gestione dei rifiuti e così via. La seconda fase significativa è stata quella di analisi della conformità normativa, e anche qua ci sono stati parecchi problemi, soprattutto per sanare nelle realtà più piccole problematiche relative a gestione degli scarichi idrici e normativa di adeguamento antincendio, quindi interventi relativi a ottenimento certificati prevenzione incendi. Punto di forza che ribadirò poi anche dopo è stato già qui il fatto di poter lavorare, quindi di condividere le criticità, quindi sotto la supervisione, l'aiuto del Politecnico e la supervisione del Gal Mongioie,
molti comuni sono riusciti a superare la criticità normativa, quindi avviare il progetto per adeguamento al CPI piuttosto che adeguare gli scarichi, condividendo la scelta per esempio del professionista e quindi riducendo e facendo economia di scala per quanto riguarda i costi dei progetti. Ultime due fasi, definizione di un programma ambientale, anche qui chiaramente trattandosi di comuni molto piccoli con risorse limitate, gli obiettivi, i target ambientali sui quali potevano insistere erano chiaramente molto limitati, invece col fatto di operare in gruppo si è potuto definire un programma ambientale territoriale di ambito, quindi un programma ambientale comune dove sono state inserite anche risorse del Gal Mongioie e di altri enti che insistono sul territorio e che ha potuto permettere di definire degli obiettivi ambientali più ambiziosi. Chiaramente accanto al programma ambientale territoriale di ambito ogni comune ha poi definito delle proprie iniziative che nel caso volesse valorizzare. Ultima fase, implementazione, quindi definizione del sistema di gestione ambientale, anche qui la possibilità di operare in un ambito omogeneo ha permesso di definire tutta una serie di procedure e attività condivise fra le diverse realtà, in maniera tale da ottimizzare anche in questo caso lo scambio di informazioni, le attività di audit interno, le attività di comunicazione e di formazione del personale comunale e così via. Dal 2010 ACS è subentrato al Politecnico di Torino nella fase di supporto al mantenimento del sistema di gestione ambientale. Anche qua si è in fase di mantenimento proseguito con lo stesso concetto, quindi il Gal Mongioie opera una sorta di coordinamento per quanto riguarda sia la scelta dei soggetti che supportano i comuni nella fase di registrazione di mantenimento della registrazione EMAS e nella scelta anche per esempio degli enti di certificazione, quindi creando sicuramente un risparmio che il singolo comune non potrebbe sicuramente godere. Qual è stato il bilancio della nostra esperienza? Sicuramente punti di forza che abbiamo riscontrato nei comuni è il fatto di aver permesso una maggiore conoscenza del territorio, in particolare delle criticità. Come abbiamo visto, sono comuni con pochi abitanti, poco personale, ma hanno un'estensione territoriale molto elevata, quindi in molti casi gli stessi comuni facevano fatica a conoscere nel dettaglio quella che era la loro realtà. Secondo punto di forza, una diffusa consapevolezza sulle tematiche ambientali che prima non si riscontrava. Gli aspetti ambientali oggi sono considerati come elementi di valutazione nei comuni di iniziative e progetti, quindi i tecnici che devono valutare e gestire iniziative e progetti di altri enti o di privati hanno sicuramente una consapevolezza in più. Terzo punto di forza, come ho già anticipato prima, il fatto di poter operare su scala vasta, quindi di poter gestire insieme criticità e progetti. Questo sicuramente ha portato a una maggiore efficacia nelle azioni e una riduzione dei costi.
riduzione dei costi per le attività di mantenimento e per le attività di supporto, e poi oggi EMAS è un elemento premiale nella ripartizione dei fondi erogati dal Galmongioi. Cioè, il Galmongioi è un ente sovracomunale che ha dei fondi dalla Regione Piemonte e li ridistribuisce sul territorio per iniziative di diverso tipo. Il Galmongioi oggi inserisce nei propri bandi EMAS come elemento premiale nelle graduatorie di scelta e di importanza dei progetti da finanziare. In ultimo, invece, le criticità che sono emerse dalla nostra esperienza sono state sicuramente il fatto di gestire più registrazioni in un territorio che, come vi dicevo, ha pochi abitanti, poche risorse, ma un'estensione territoriale molto, molto vasta. Quindi le criticità, anche solo da un punto di vista ambientale, di conformità normativa, di gestione del territorio, sono, direi, molto significative. Questione di adeguamenti alla normativa vigente: ci sono stati casi di abbandono del progetto, quindi mancato raggiungimento dell'obiettivo legato all'incapacità da parte dell'ente di raggiungere e di adeguarsi a degli strumenti di pianificazione obbligatori. Ultimi due aspetti: i comuni hanno segnalato più volte, anche attraverso il GAL e altri canali, il fatto di aver ottenuto questo importante riconoscimento ambientale. Al momento hanno riscontrato una scarsa premialità a livello regionale e statale. In ultimo, chiaramente un problema che abbiamo riscontrato soprattutto per gli enti più piccoli: pur facendo economia di scala e ottimizzando le risorse, i costi di mantenimento della registrazione comunque per queste realtà sono costi significativi. Quindi alcune realtà che hanno ottenuto la registrazione hanno scelto poi negli anni, per esempio dopo cambi di amministrazione, di abbandonarla perché ritenevano che i costi non erano più sopportabili. Okay. Io ho finito, grazie. Grazie all'ingegner Nota. Siamo davanti a un altro esempio di più territori messi insieme, più territori che condividono situazioni di gestione, bisogna portare a condividere progetti che siano di valore un pochino più importante che non quello di raggiungere quello che possono essere il premio EMAS interno. Non è un premio EMAS interno quello che conta, diciamo, è un premio EMAS che investe un po' tutto il territorio. Su questo ci ritorneremo. Vi ringrazio di essere stato al tavolo.